Il Monumentale è il grande cimitero situato vicino al centro di Milano, nella piazza omonima, progettato dall'architetto Carlo Macciacchini 1818-1899. Il cimitero monumentale è uno straordinario museo a cielo aperto che rappresenta sia gli eventi storici della città e le vite dei suoi protagonisti, sia il variare dell'arte e del gusto estetico. Ora ci troviamo all'interno del Famedio, dal latino Fame Edes, Tempio della Fama, è l'entrata del Monumentale e consiste in una voluminosa costruzione in stile neomedievale di marmo e mattoni. Il Famedio viene inizialmente ideato per essere una chiesa, mentre dal 1870 venne utilizzato come luogo di sepoltura degli italiani più onorati come Alessandro Manzoni e Carlo Cattaneo. Trovano posto anche gli ex primi cittadini della città e a ricordarne il percorso di vita, in questa occasione siamo in compagnia di Carlo Tognoli. Aldo Agnasi è stato un partigiano, giovanissimo, e Iso è il suo nome di battaglia, era comandante di una brigata garibaldi, combatté tra l'altro anche in Lossola, e poi naturalmente entrò a Milano il 25 aprile, avendo già una certa fama, già importante, di comandante deciso e autorevole. Naturalmente aveva una grande passione per la politica, cioè non fu uno di quelli che fece il partigiano semplicemente per difendere l'Italia. Certo, quello che è importante è che c'era anche una partecipazione politica che espresse subito e si occupò moltissimo di assistenza, divenne anche anzi un esperto, che anche l'assistenza richiede delle norme particolari. Era molto vicino a Ezio Vigorelli, che non è Giancarlo Vigorelli, che l'ho scritto. Ezio Vigorelli è stato ministro, anche lui dirigente del Partito Socialista, e fu consigliere comunale nel 1920. Qua accanto sono presenti anche cittadini che nel loro ambito hanno dato lustro alla città e per questo motivo la città ha inteso ricordarli in modo particolare. Essendo così ampia l'offerta artistica, in questa occasione mi limito ad una breve visione dei monumenti che si trovano nell'immediatezza della Viale Centrale, mentre per chi volesse avere una visione storica, architettonica più completa, il Comune di Milano organizza un tour di visite guidate. Tempio crematorio, oggi non più in uso, costituisce una testimonianza del positivismo ottocentesco e della sua fede nel valore della scienza. Fu il primo crematorio realizzato in Europa.